springen wir zurück ins Jahr 10 und fahren jetzt in den Jahr 62. Cesura nasce 7 anni fa, quasi, in marzo, 7 anni fa, da una necessità comune che era quella di unire un gruppo di giovani fotografi con appunto la passione della fotografia per trovare un modo per lavorare con la fotografia. La nostra storia poi è legata al nostro maestro Alex Maioli, che ha uno studio nei Colli Piacentini, anzi più precisamente un laboratorio di stampa, e tutti noi abbiamo iniziato a collaborare con lui come suoi assistenti in questo laboratorio. Dopo un paio d'anni, sotto la sua direction, abbiamo deciso di aprire Cesura, più per una necessità che era per quella di unire a una passione comune e trovare un modo di iniziare a far sì che la nostra passione per la fotografia diventasse un lavoro. Cesura, come ha detto Arianna, è nata come un laboratorio di stampa. Questa caratteristica è rimasta invariata, perché una delle nostre idee fondamentali è quella della carta stampata, della fotografia come oggetto fisico. Quindi sicuramente è Cesura Lab, la parte che stampa, che fa mostre e che segue la genesi del progetto dallo scatto fino alla realizzazione della cornice, della stampa post-produzione e anche all'allestimento. Quindi di base quello che caratterizza tutte le nostre frange è l'indipendenza. È nata dopo circa 2 anni una casa editrice, Cesura Publish, che all'inizio producevamo piccole fanzine o qualcosa che rimanesse quando andavamo ai festival e volevamo lasciare un ricordo che non fosse solo la cartolina o qualcosa che si portasse a casa. E i prodotti poi sono cresciuti, è arrivato il primo libro che fa un Photos in Detroit e oggi presentiamo Russian Interiors di Andy Rocchelli. Abbiamo poi una parte educational dove abbiamo all'inizio organizzato workshop con fotografi esterni, grandi fotografi che portavamo al nostro studio dove organizzavamo questi workshop, e oggi questa attenzione si è spostata su di noi e riusciamo adesso ad avere la possibilità di fare alcuni workshop di publish di fotogiornalismo, e quindi questa è la terza grossa fetta di Cesura, l'education, e ovviamente c'è il fotogiornalismo e la ricerca in fotografia, che è quello che poi è l'anima nostra. Noi siamo un gruppo in qualche modo ibrido, perché nasciamo dal fotogiornalismo da Alex, ma Alex allo stesso tempo è ibrido perché è un professionista del fotogiornalismo, ma allo stesso tempo ha sempre sviluppato una forte cura per l'immagine, quindi ci ha trasmesso in toto questa esperienza, e quindi noi siamo fotogiornalisti da un lato, ma allo stesso tempo sperimentiamo molto quello che è il linguaggio della fotografia e il linguaggio dell'immagine. Diciamo che la differenza fra gli autori, poi i membri che poi ad oggi sono i membri fondatori di Cesura, fa sì che ci sia un grosso scambio, un'interazione fra di noi anche sulla ricerca appunto del linguaggio. Principalmente tutti noi lavoriamo progetti personali o progetti collettivi. Come progetti collettivi, quello che è stato poi il nostro primo tentativo era sull'Arab Spring, sulla primavera araba, dove c'è stata un po' un'unione fra tutti noi, anche fra chi magari è un po' meno fotogiornalista, un impegno per cercare di coprire tutti gli eventi, e questa è stata per noi una grossa fortuna, e più che fortuna forse è meglio dire un vantaggio che abbiamo avuto, perché nello stesso momento, dividendoci i territori, siamo riusciti a coprire contemporaneamente tutto quello che stava succedendo. Quindi eravamo divisi fra Egitto, Tunisia, Libia, e abbiamo coperto anche la parte italiana, quindi su Lampedusa con l'arrivo delle migrazioni, però dei migranti. Però ecco, anche qui non so, abbiamo Gabriele Michalizzi, che è uno dei nostri fotografi, poi che si occupa principalmente di fotogiornalismo. Lui aveva per primo iniziato a coprire la Tunisia e l'Egitto, e conseguentemente, quando abbiamo capito che insomma la situazione stava esplodendo, abbiamo deciso di portare avanti questo progetto collettivamente. Il tutto poi è sfociato ovviamente in una parte fotografica, pubblicazioni editoriali, quindi c'è sempre una parte di Cesura che si occupa poi della vendita delle fotografie. Avendo un background da fotogiornalisti, poi l'output è quello, è
L'editoria è il settimanale o il quotidiano, quindi tutta la parte di vendita, ma poi allo stesso tempo noi cerchiamo di fare anche un po' una ricerca su o approfondire le storie che trattiamo. Da lì è nato poi questo documentario, anzi questo film, forse è meglio definirlo, in collaborazione con Luca Baglioni, che è un regista e anzi anche lui ha fondato Cesura con noi 7 anni fa, che ha preso tutte le nostre fotografie, tutti i nostri video, ha recuperato lui per primo materiali che erano stati girati da realtà cittadini sul campo, sul territorio, e ha musicato il tutto, creando questo film che poi va anche al di là del raccontare l'evento di per sé in ordine cronologico, no? Quindi ecco, di sicuro questa è una parte sulla quale ci piace sperimentare che continuiamo a portare avanti. A livello di progetti personali, magari possiamo parlarti un po' dei Found Footage in Detroit, al quale io e Luca siamo gli autori, ti lascio la parola. Found Footage in Detroit, come dicevo prima, è stato il primo libro vero e proprio, non in termini di qualità o di progettualità, ma di tiratura, perché è stata una tiratura ampia. E, il progetto è iniziato perché noi, in quanto giovani fotogiornalisti, siamo andati a Detroit a raccontare la città. Vedendo una copertina del Time Magazine, abbiamo visto questa serie di immagini che raccontava questa città deserta, distrutta, post-apocalittica. E ci siamo immediatamente interessati e siamo andati a fotografare. Abbiamo trovato una città in completo stato di abbandono, cioè qualsiasi tipologia di edificio privato o pubblico in gran parte della città era in questo stato. Cosa? Fortuna o anche attenzione, perché un po' di merito ce lo prendiamo. Abbiamo visto che c'erano anche delle fotografie abbandonate e quindi il collegamento è stato immediato. Abbiamo iniziato a raccogliere queste immagini per strada, perché si trovavano nelle vicinanze di case abbandonate, edifici pubblici, e finché ci siamo imbattuti in questa grossa quantità di immagini che era nel mezzo di due edifici di una stazione di polizia e un tribunale. Quindi abbiamo raccolto queste immagini in due viaggi, nell'agosto 2009 e poi nel febbraio 2010, e siamo tornati in Italia con 1500 documenti. Abbiamo iniziato immediatamente a lavorare, a capire come mettere insieme questo materiale e la fortuna ha voluto che ci venisse proposta una mostra nel 2010 alle BAL Space, che è quello a Parigi, che inaugurava in quel momento, che faceva una mostra sull'America, senza nome si chiamava. E quindi fu eccezionale perché questa mostra era con dei nomi enormi, quindi noi eravamo molto giovani e è stata un'esperienza unica. Subito dopo abbiamo iniziato a lavorare al libro, abbiamo passato 2 anni in studio a cercare di capire come queste immagini fossero collegate, le abbiamo messe insieme, abbiamo creato delle sequenze. E in pratica questo libro è un archivio di immagini perché raccoglie in modo schematico, sequenziale, ordinato alcuni gruppi di fotografie come delle Polaroid, degli interni, dei ritratti, della una casa bruciata, diverse tipologie di scene del crimine. Ma allo stesso tempo l'idea, in quanto noi fotografi e storyteller, è stata quella di ordinare questo materiale al di là che in sezioni di tipologia, anche nell'intento di raccontare una storia, di creare un percorso narrativo, anche se nascosto, comunque evidente a chi lo sa leggere. E quindi poi questo rappresenta in maniera molto identitaria quello che è poi Cesura, la sua essenza, cioè. E quando Cesura produce qualcosa e la produce insieme, ha sempre questa natura ibrida in cui vengono messe insieme delle diverse sensibilità, dei diversi intenti, delle diverse professionalità per creare qualcosa di diverso, di sperimentale per questo Sì, punto. anche poi riguardo a questo lavoro, in un certo senso io e Luca abbiamo messo da parte la nostra parte di autori e di fotografi, favorendo poi questo materiale trovato rispetto alle nostre immagini. Anche qui una scelta dettata poi dalla potenza del materiale, dal riconoscere che era realmente più forte poi di quello che noi stavamo facendo, ma già solo per il fatto che noi come fotografi potevamo documentare il post-crisi, in questo caso avevamo del materiale che andava dagli anni 70 e 90, scattato da Detroiters, quindi un modo diverso per parlare di una determinata situazione. Questo poi è un metodo che portiamo avanti all'interno di Cesura, che è poi il
cercare di trovare il modo migliore per parlare di un qualcosa che non deve essere necessariamente la nostra fotografia. Questo è un esempio, come ce ne possono essere altri. E poi anche riguardo al libro fotografico, prima mi chiedevi se noi partiamo con un progetto pensandolo direttamente come libro o come mostra o come editoriale. Ecco, al di fuori del caso editoriale, perché capita che uno esca a fare la storia editoriale ed ha anche un'importanza, un valore diverso rispetto a un libro, Detroit non è nato come libro, noi non è che abbiamo trovato questa immagine, abbiamo pensato, facciamo un libro, l'abbiamo tenuto in casa, cioè è un processo che va col tempo mentre tu sviluppi poi il lavoro comunque. Ed è anche abbastanza lungo. Il libro per noi è un oggetto estremamente importante. Per primi produciamo delle fanzine che però sono più un discorso di promozione. Quando decidiamo di produrre un libro come può essere Detroit o Russian Interior, cerchiamo di ponderare bene le scelte, perché poi un libro rimane e insomma gli diamo il suo valore, il suo peso. Sicuramente Detroit è nato forse anche dopo, anzi senza forse, è nato dopo la mostra. L'ultimo libro che è stato pubblicato da Cesura nel 2014 è Russian Interior, che è un libro di Andy Rocelli, è un libro postumo, è nato, in realtà ormai il libro era pronto da un anno e mezzo, diciamo, ed è un lavoro che Andy ha sviluppato in Russia. E per raccontarvi un po' brevemente la storia, ecco, è nato da... Magari prima vi posso dire che è un progetto che Andy ha portato avanti per quasi 4 anni ed era nato anche lì da una sua necessità, nel senso che era in Russia a portare avanti dei lavori di fotogiornalismo legati, insomma, ad altre storie, e per sopravvivere sul territorio aveva trovato questo lavoretto per un'agenzia che aveva poi un sito online di incontri per matrimoni fra donne russe e uomini, insomma, fuori dalla Russia. Quindi niente, quello che lui ha proposto era un ritratto a basso costo, anzi riuscì a prendersi il lavoro perché offrì un ritratto a basso costo proponendo di ritrarre queste donne nelle loro case senza attrezzatura, luci. Ok, e da lì parte il tutto. Quindi Andy niente, andava in casa di queste donne, su appuntamento, le fotografava, poi dava il materiale all'agenzia e se ne teneva una parte per il suo archivio, che magari più gli interessavano. Una volta tornato in studio, anche confrontandosi poi con gli altri, è nata l'idea di portare avanti il progetto. Andy si appassionò molto a questa catalogazione. Inizialmente era proprio una catalogazione quella che lui cercava, poi tutto prese una forma diversa perché lui continuò il lavoro offrendo sempre questi ritratti, ma non solo a donne legate a questo sito internet. Inizialmente il libro aveva un sottotitolo che era Women in Search for Love, legato poi appunto al sito di incontri. Poi cambiò il tutto perché non era più così, continuava ad essere una catalogazione, un interesse verso la donna russa e la società russa, ma fotografava anche donne che semplicemente chiedevano un ritratto per altre necessità. La forma del libro poi che presenteremo stasera, che è uscita, è quella che avevamo studiato con Andy. Il libro siamo riusciti a stamparlo, in realtà ci abbiamo messo così tanto, appunto come dicevo prima, era pronto già da un anno e mezzo, per una questione economica non siamo riusciti ad andare in stampa e con Ende ad un certo punto, per non perderlo e non darlo in mano a un'altra casa editrice, avevamo deciso di creare un crowdfunding e abbiamo fatto una campagna Kickstarter in questo caso. Quindi in realtà noi semplicemente abbiamo portato a termine un percorso che lui aveva già iniziato. Quindi dopo la sua morte in Ucraina abbiamo aperto questa campagna crowdfunding su Kickstarter, abbiamo stampato il libro che poi è andato sold out nel giro di un mese fra novembre e dicembre dell'anno scorso. Adesso stiamo lavorando alla seconda edizione che speriamo esca in un mesetto, ecco. Nei laboratori formativi che vengono richiesti a Cesura, c'è la parte di fotogiornalismo che segue più Gabriele Michalizzi, che come dicevamo prima è fotogiornalista puro in qualche modo, e mentre io ed Arianna ci occupiamo di, diciamo,
molto spesso di publish, cioè di self-publish. Quello che ci viene chiesto è semplicemente di raccontare la nostra esperienza, come siamo riusciti a fare un libro da zero senza appoggiarci a una casa editrice e ottenere determinati risultati, e poi quello che è stato Found Photos in Detroit. Andando oltre, gli studenti spesso ci presentano dei loro progetti e quindi noi ci confrontiamo con loro e cerchiamo di trasmettere quella che è stata poi la nostra esperienza progettuale. Una cosa da dire è che alla base di Cesura sta questa idea di bottega, nel senso che Alex, che è il nostro maestro, si è formato in bottega da un fotografo di Ravenna che si chiama Daniele Casadio. Lo stesso Alex ha impostato il rapporto con noi in questo stesso modo, facendoci lavorare con lui, senza insegnarci niente in modo diretto, in modo teorico, ma nel rapporto vero, nel diretto del lavoro. Quindi quello che cerchiamo di portare con noi è la stessa cosa, anche se in periodi limitati. Il workshop è funzionale a questo tipo di trasmissione di conoscenza, perché subito estrae un rapporto di lavoro, di editing, di scelta delle immagini, di idea che sta alla base del progetto, e il confronto si sviluppa fondamentalmente su questi temi. Quindi lo studente arriva, apprende delle conoscenze che noi abbiamo acquisito lavorando, cerchiamo poi di intervenire sul suo progetto e dargli dei consigli su come può impostarlo meglio, strutturarlo meglio. Di progetti su quali stiamo lavorando al momento, sul settore di Cesura Publish, sicuramente stiamo lavorando alla nuova edizione di Russian Interior, che speriamo esca breve, alla nuova fanzine che noi produciamo più o meno ogni anno e mezzo, e semplicemente racchiude tutti gli ultimi lavori dei soci fondatori, dei collaboratori di Cesura. Abbiamo previsione un altro paio di titoli di libri che però sono veramente in corso, ancora non siamo ancora sicuri che riusciremo a produrli a breve. E a livello fotografico, vabbè, ognuno di noi porta avanti i suoi progetti. Gabriele in questo momento è in Ucraina a seguire la guerra civile, e è appena tornato dalla Libia, continuerà insomma con i suoi lavori. Collettivamente da tempo lavoriamo sull'Italia, perché ovviamente siamo di qua, un territorio che ci interessa ed è ricco, e insomma questo quanto.